Prosegui per via Veneto, giri a destra, arrivi al Colosseo, dritto, 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 prendi la 1 e da qua inizia, ragazzi, l'autostrada del gusto. Questa bistecca è così marezzata che sembra davvero un reticolato urbano di una città. Allora, benvenuti alla puntata di Non è grasso, è sapore. Vedete? Squilla il telefono perché già hanno visto sta bistecca e vogliono, sa, vogliono mangiare. Che ti viene in mente se guardi sta roba? Da questa già si vede che è una carne di ottima qualità, ha Sì. un'ottima infiltrazione Sì. di grasso all'interno di quella che è la carne. Questa ovviamente si chiama l'amarezzatura e questa dipende anche da quello che ha mangiato Guarda qui, dall'animale. guardate ragazzi. In alcune parti questa bistecca ha più grasso che carne. Non è un difetto. No, assolutamente una caratteristica della carne che poi in questo caso è una selezione, no? Sì. Quindi questa è una selezione che spinge proprio ad andare a ricercare delle carni estremamente marezzate. Allora, io vi vedo. Abbiamo fatto una bella distinzione. Non è un difetto, ma è una caratteristica. Ci sono ancora persone Sì. che quando vedono una bistecca così marezzata fanno: Sbagliato. tutto grasso! No, No! non è così, è un fatto di gusti, no? Perché Senti la poi, chef, senti, allora, senti. esistono delle razze che tendenzialmente sono più infiltrate, come Sì. abbiamo delle razze come nella nostra Italia, come la fassona e la chianina, che tendenzialmente non hanno queste caratteristiche qua. Quindi è solamente un fatto di gusto. Io personalmente a volte preferisco proprio questo tipo di carne, perché so dove vado a parare, so il mio palato cosa andrà a mangiare. Sono tutte buone, è solamente un fatto di scelta. Oggi mi va la carne non infiltrata, domani mi va la carne infiltrata. Stop, cioè. Perfetto. Ah, Michele, lui è il proprietario della baracca, perché non vi ho detto, ti ho preso la sprovvista, come Ti ha preso la sempre. sprovvista e lui fa così, vale, non te l'uso. Siamo al ristorante Dalina, Stimigliano, provincia di Rieti. La gente come reagisce nel corso degli anni? Voglio sapere questa, com'è cambiato il rapporto delle persone con la carne marezzata a questo È modo? cambiato. Adesso diciamo tutti quanti si approcciano su quella, La vogliono? la pubblicità, quindi marezzata, tanti non sanno manco che significa, però io la Bravo. voglio marezzata. E noi E glielo noi gliela spieghiamo. diamo marezzata, glielo Ma è buona? Il spieghiamo, è buonissima. feedback com'è? È ottimo. Perché io ho chiamato questa rubrica Non è grasso, è sapore? Perché il bovino ha una caratteristica particolare che lo differisce dagli altri animali che siamo solito mangiare. Il gusto della carne principalmente si racchiude qua, nel grassetto. E il perché, ragazzi, di questa particolarità del bovino la spiega una nutrizionista tra le numero uno in Italia. Professoressa Vasselli, ci spiega il perché il sapore nel bovino si racchiude principalmente nel grasso? Ciao, grazie. Ciao Michele, ciao amici di Braciami Ancora, che bella bistecca che avete. Tu mi chiedi perché la carne è così saporita? Te lo spiego io. Il grasso andrà a solubilizzare tutte le sostanze che arrivano dall'alimentazione dell'animale e che saranno le protagoniste del nostro sapore. Sono sostanze liposolubili, si sciolgono tutte lì, nel grasso, nell'amarezzatura della carne, nel grasso intrinseco della carne. E quando poi si mette sul fuoco, si mette a cottura, queste sostanze sprigionano tutta la loro delizia e tutto il loro sapore. E allora noi, con le nostre papille gustative, con le nostre sensazioni odorose, riusciamo a percepire un piacere gustativo e sensoriale è inconfondibile e pazzesco. Quindi più la carne è marezzata, più la carne è grassa e più è buona e più è pregiata. Beati voi che vi potete mangiare una bella carne così. Ciao! Oh, praticamente dopo sta spiegazione dalla prof abbiamo rifatto un esame universitario, eh? Ok, c'ho un Infatti, esame universitario in più, grazie infatti. prof. E nel frattempo, mentre noi chiacchieravamo, ragazzi, la bistecca si sta squagliucchiando. Squagliucchiando non è un termine tecnico. La bistecca sta sudando. Sì, Guardate, ottimo. guarda, guarda. Il grasso, che prima, ragazzi, era bianco, sta diventando perla. Sta assumendo toni di colori diversi. Guardate qui, la copertina esterna, ragazzi, sta diventando sempre più luccicosa. È il bello, ragazzi, di quando tirate fuori la carne dal frigo, quei minuti che precedono la cottura, no? Perché Paola non è che va tirata fuori dal frigo e No, schiaffata. assolutamente no. Poi soprattutto una bistecca del genere, ci tengo a dire, c'ha la sua tempistica, quindi laddove a me mi chiedono di tagliarla al momento, il cliente deve aspettare un po', perché la carne va messa in una zona di comfort, vicino al fuoco in maniera indiretta, va stemperata perché bisogna far arrivare il calore al cuore. Dopo tanto bel parlare, volevo fare però, sai cosa? Un confronto con la chianina. Prodotti diametralmente diversi. Questa è una chianina.
vanto gastronomico italiano, però ha anche, diciamo, dei, chiamiamoli così, punti deboli. Chianina, marezzatura prossima allo zero, per dargli quel kick di sapore i grigliatori, gli chef suggeriscono giro d'olio, un po' di sale, a volte un po' di pepe, ci ho visto. Sì, sì. In selezioni come queste, ragazzi, non c'è assolutamente necessità dell'olio, assolutamente no, men che meno del pepe, il sale, sì, insomma. Vabbè, il sale... Per quanto io personalmente manco più il sale ci metto, che amo assaggiarlo in purezza. Ok, vabbè, quella è questione di gusti... Tanta roba. Personale. Direi però, ragazzi, che se sei d'accordo è arrivato il momento di andare a conoscere, ragazzi, un personaggio molto molto interessante che de mestiere fa il selezionatore di queste carni. Selezionatore di carni. Sì. Claudio. Tu lavori per la? Cancelloni Food Service. E siete coloro che firmano questa selezione di carni marezzate che voi avete chiamato selezione Canova. Proprio sì. Canova come lo scultore italiano. Noi partiamo da animali che mediamente sono animali da latte, perché okay, comunque non sono animali che nascono per l'allevamento da carne, ma sono animali da latte, quindi sono animali un po' meno facilmente riconoscibili. Il selezionatore vede l'animale, ma non sa se l'animale avrà queste caratteristiche pazzesche. Esatto. L'occhio allenato del selezionatore permette praticamente di individuare l'animale giusto che ti darà poi queste bistecche. Assolutamente sì, 10 su 100. Ok. Cioè, per 100 animali riusciamo a trovare circa 10 lombate. Quindi capite bene che il selezionatore interpreta il gusto del mercato. Voi avete chiamato questa selezione Canova, diciamo, in omaggio al marmo, immagino? Assolutamente sì. Che troviamo le vene di marmo, noi la chiamiamo marezzatura, c'è anche un altro termine che è marmorizzazione, esatto, no? Ok, Canova significa carne marezzata, carne saporita, carne buona, carne tenera, carne che non dà fregature, fondamentalmente. Per noi importante è la marezzatura, la marmorizzazione del lombo. Ma questa carne da dove arriva? Arrivano dall'Europa. Okay. Noi scegliamo i migliori animali in tutti gli allevamenti europei. Canova a chi si rivolge? Cioè, se uno vuole sta carne, che deve fare? Beh, deve rivolgersi a Cancelloni Food Service, inevitabilmente. Okay. Perché noi abbiamo scelto due tipologie di selezioni. Sì. La oro, che sì, è una selezione particolarmente marmorizzata, e qui ne abbiamo l'esempio, e una leggermente marmorizzazione leggermente inferiore, che è l'argento, proprio perché questa è una carne che deve crescere nel gusto e nel palato del consumatore. Okay. Quindi si può partire da un argento, che ha una marezzatura leggermente più morbida, sì, fino poi ad arrivare ad un oro, per capire il gusto e la riconoscibilità di una carne tenera e gustosa. Ok, poi avete anche un altro prodotto. Sì, che abbiamo è... un altro prodotto. Canova scottona. Questa per noi è un plus in più. Sono femmine e raggiungono un livello di marezzatura particolarmente importante e soprattutto hanno un gusto, come dicevo prima, particolarmente riconoscibile. Ok, Paola c'aveva una domanda. Paola, vieni un attimo. Ero curiosa di sapere l'età di questa scottona. Questi per noi sono femmine, animali che non superano i 20 mesi. Tentiamo di tenerle a 18, che è una particolarità, perché una femmina che comunque infiltra molto meglio di un maschio per il regime alimentare e per la concezione in stalla, farla arrivare in 18 mesi a questa amarezzatura con un gusto così riconoscibile, vi posso garantire che non è per niente semplice. Cioè, sì, la carne è buona, la selezione è super wow, c'è tanto lavoro dietro, però bisogna saperle trattare certe bistecche, no? Certo. Cioè, che ha fatto Michele? Me l'ha appesa? Te l'ha appesa? Tecnicamente, perché per me l'ha appesa? Per stemperarla, sta facendo un reverse old school. Reverse old school? Vai, Paola allora, Marcella! Allora, nel senso, reverse searing, diciamo, è un metodo che si usa per stemperare la carne, per portare il calore al cuore, abbastanza recente. Sì. Io mi sono inventata reverse old school, nel senso che si stempera così vicino all'abbraccio, che è un metodo primordiale di cottura. Secondo me piace. Claudio, vieni un attimo, vai, vieni a vedere. Questo è importante, mi raccomando, perché cioè, un approccio del genere significa rispettare tu cur, l'animale, il tuo lavoro, la tua selezione, l'investimento. Michele, tu di solito ne appendi 5-6 contemporaneamente, qui vedo un sacco di ganci. Sì, dai, pensa che spettacolo quando devi a trovare. Bello, fantastico. Paola, scusami, se questa fosse una macchina, per te che sarebbe? Vabbè, questa è una bella macchina, non so, un bel SUV. Bel SUV. Io la vedo un po' Cayenne. Un po' Cayenne. E se la Chianina fosse una macchina, che sarebbe? Una berlina. Più tradizionale, una bella berlina. Una bella berlina. Ragazzi, sì, sì, sì. Che avete capito che strada potrete intraprendere, sì. Cioè, per riempire la panza potete decidere di riempirvela col Cayenne by Canova oppure con altri tipi di macchine.
senti che odore. Senti che odore. Allora, questa ha già l'odore della carne, senti, è spettacolare, in più si sente la brace proprio in maniera wow. Tanta roba, eh? Tanta roba. Questa è una strepitosa bistecca della selezione Cancellodi, la bistecca è Canova Oro, tanta roba. Vedete ragazzi, la marmorizzazione, il grassetto si è squagliato. Prima di proseguire, avete voi due, che lo fate di mestiere, un'annotazione tecnica sulla copertina. Allora, io di solito quando giro le varie steakhouse in Italia chiedo sempre con una costata del genere, perché ricordiamo, questa è la costata, diciamo, più vicina al collo dell'animale, no? Sì. Quelle più anteriori hanno questa predominanza anche di coperta. Che voi, la copertina, tecnicamente si chiama copertina. Ok, la coperta. Io quindi ho chiesto a Michele che fa di solito con la coperta, tendenzialmente o si potrebbe togliere, c'è chi addirittura la taglia questa maniera assieme alla parte centrale della bistecca. Nel caso di Michele la smonta come faccio io. Perché vi stiamo facendo questo è focus importante sulla copertina esterna? Perché madre natura ha deciso una cosa. Madre natura ha deciso che la fibra di questa parte della bistecca doveva essere un po' più tenace rispetto alla parte interna. Esatto. Che succede a volte? Il ristoratore o il grigliatore, diciamo, poco zelante, porta questa sul piatto. Ok, il cliente potrebbe iniziare a mangiarla da qui e dire ma è dura, perché effettivamente questa è più dura di questa, perché sono fibre diverse, muscoli diversi, ok? Giusto Paola? Certo, questa qua nell'animale sta a protezione di questa parte che è più nobile. Quindi guardate che paraculata si sono inventati questi due per mangiare la bistecca. Allora questo qua, diciamo, è una delle tante tecniche di smontare una bistecca e di proporla al pubblico. E fallo vedere. Quindi, mentre Michele fa, io ve lo spiego cosa andrà a fare. Amiche, tu oggi lavori, noi chiacchieriamo. Allora, uno scenario diverso dal solito. Lui va a staccare la copertina. Io faccio un disosso. Guarda, è un burro, è fantastica. Ecco la copertina. La sezione. Questo c'è, almeno dalle mie parti, chiamato rosicarello. Rosicarello. A tanti piace. Anche dalle mie parti. Nel piatto io ce lo metto. Il rosicarello, sì. Ok. Ragazzi, amici macellai, amici ristoratori, nel Lazio questa parte viene chiamata rosicarello. Perché? E nella vostra regione come si chiama? Fatecelo sapere. Dicevi Mike? E questa parte io la taglio molto più fine, perché essendo più tenace, giustissimo, la faccio più fine. La fa fina anche fine. Anche se sembra molto tenera qua il taglio, perché... A questo punto, Mike. Ma intanto assaggiare. Ah, te già vai? E allora vado pure io. Devo dirlo, è sicuramente più tenace del cuore della bistecca, ma è maledettamente buona. È molto saporita. Ragazzi, dovete fare tre o quattro, passatemi il termine, ciancicate in più, ok? Però ogni ciancicata è un'eruzione di sapore. Una ciancicata. Posso fare un complimento a Michele per la cottura? Pure guardate due. Che cottura. E poi questa qua al cuore sta a 55 gradi, ragazzi, cioè è un sangue perfetto. Non perfetto. Se ne esce, ragazzi, La bistecca della selezione Canova va cotta al sangue. C'è qualcosa di tenero, guarda, già si vede da sola, quindi... è devastante. Vi ricordate, ragazzi, l'amarezzatura? Guardate, ha fatto questa fine, si è squagliata ed è diventata un tutt'uno con la carne. È saporita, succosa e tenera. È buonissima. Praticamente tutti gli elementi che mi fanno urlare a squarciagola mortacci quanto è buona, perché è davvero di una categoria superiore. Bravi gli amici di Cancellodi Food Service che hanno fatto questa selezione Canova, bravi, bravi, bravi. La poesia. Guarda che tu non lo puoi dire, perché se no è oste come Ervino, Ervino è buono, no? Però c'è ragione, sto giro. Lo sai come fa rosicare questo signore? Perché? C'ha più capelli di me, la barba gli sta meglio, la camicia bianca gli do meglio, c'ha il gilet e poi seleziona ste bistecche fighe. Voglio dire. Sto rosicare, bravo. Lo sai come la dobbiamo definire? Chiamandosi Canova? Un'opera d'arte. Ma bravo, c'hai ragione, bravo. Secondo me si era pure preparato la battuta figa, basta. Video, bracciami ancora, selezione Canova Oro, ciak, ok? Abbiamo fatto, abbastanza cringe. Possiamo proseguire? Paola, ci siamo divertiti in questo video? Sì, ci siamo divertiti. Abbiamo assaggiato robetta buona, no? Ma voglia. Com'era sta carne?
Sta carne era un bel safaissimo. Safaissimo nel tuo linguaggio vuol dire mortacci quanto è buona. Sì, esatto. Okay, grazie Paola. Senti, tornerai a fare video con me? Vediamo. Brava, mi piace perché te la tiri. Ragazzi, la carne della selezione Canova Oro ve l'ho fatta conoscere. Se la volete al vostro ristorante, contattate gli amici di Cancelloni Food Service. Era molto molto buona. Ci metto volentieri la faccia. Ci siamo detti tutti. Ci vediamo al prossimo video che sicuramente sarà saporito. Un abbraccio e che la pace sia con voi. Ciao, ciao.